La prima cosa, la più importante, è che vi ringrazio della vostra presenza. Qui a fianco a me ci sono le istituzioni che hanno aiutato a prendere vita a questo progetto, il sindaco del comune di Ostellato, quindi Ostellato è uno dei quattro comuni che partecipano, l'assessore del comune di Porto Maggiore, a Zaina che è l'assessore di Argenta, gli diamo la rappresentanza del comune di Comacchio e io sono il sindaco di Argenta. Questo per dirvi che questo progetto è stato favorito da quattro amministrazioni comunali che sono quelle di Ostellato, Porto Maggiore, Comacchio e Argenta. Siamo veramente molto felici di questo accordo perché è un accordo che va a potenziare la possibilità economica delle imprese agricole dei nostri territori e che ne hanno veramente bisogno, perché abbiamo visto in questi ultimi mesi quante difficoltà che sono emerse nei margini, nei prezzi in caduta libera dei prodotti agricoli che rischiano di veramente di spopolare le nostre campagne. Il progetto che oggi stiamo cercando di creare e costituire, che si chiama Filiera del Grano del Mezzano e dei territori limitrofi, è un progetto che ha per obiettivo di valorizzare innanzitutto questo prodotto, che è un prodotto tipico della zona del Ferrarese e di questi terreni, affinché possano essere meglio valorizzati i prodotti degli agricoltori e nello stesso tempo le aziende di trasformazione che si trovano in modo particolare nel comune di Argenta, e stiamo parlando della cooperativa Giulio Bellini con il Molino Sima, e dell'azienda Bia che trasforma questi prodotti ottenendo il couscous che sta inviando un po' in tutte le parti del mondo, noi vorremmo riuscire a divulgare sia in Italia che soprattutto anche in Europa dei prodotti biologici in modo particolare a qualità controllata che diano la territorialità, la tracciabilità del prodotto e soprattutto garantiscano al consumatore una salubrità. Questo accordo permette di dare valore alla filiera della produttiva, integrando la parte commerciale di vendita alla parte produttiva, tracciando tutta la filiera di prodotto, quindi garantendo anche ai cittadini un maggiore qualitativo di merce, oltre che permette di presidiare il nostro territorio, perché l'abbandono delle campagne è terrificante anche dal punto di vista ambientale. Quindi questo accordo va bene alle imprese, va bene ai cittadini per la qualità del prodotto alimentare che arriva sulle nostre tavole e va bene anche dal punto di vista territoriale.